la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018 del 29 gennaio. In studio e fuori si contesta Eva Anger, troppo grave l'accusa mossa in diretta a Francesco. Si continua a parlare della marijuana che Monte avrebbe fumato sull'isola. Bossari taglia corto, è un modo per Eva di squalificarlo. Si cerca di tornare sulla nomination. La Anger attacca ancora Francesco, perché pare abbia messo in guardia il gruppo contro Marco Ferri. Francesco si spiega, il fidanzato di Chiara Nasti mi aveva chiesto di controllarla, perché temeva che Marco potesse provarci con lei. Eva invita gli altri a confermare il fatto che Monte abbia aizzato il gruppo contro Marco. Nessun altro prende la parola, mentre Nadia torna sulla questione del fidanzato della Nasti, il fidanzato di Chiara lo aveva chiesto un po' a tutti. Anche Mara difende Monte, soprattutto rispetto alla prima e grave accusa di Eva. Anche sui social si accusa Eva di aver esagerato e di aver tirato fuori un argomento non consono al reality. Eva Anger shock, Francesco Monte ha portato droga in trasmissione, va squalificato il filmato che introduce la seconda puntata. Regalo agli spettatori un riassunto della prima settimana di vita dei naufraghi sull'isola. Vengono ripercorsi i momenti salienti, il malore di Francesca Cipriani, il bacio tra Paola e Francesco e il ritiro di Chiara Nasti. Vestita di bianco, la conduttrice Alessia Marcuzzi fa il suo ingresso in studio, cominciamo subito, che è della ciccia al fuoco. La conduttrice commenta immediatamente il ritiro di Chiara, forse è giovane, ma è vero che le condizioni di vita sono state durissime questa settimana sull'isola del Peor. Mara Venier e Daniele Bossari si accomodano sulle rispettive poltrone, pronti a commentare la puntata. Aperto il collegamento con Stefano De Martino dall'Honduras. Mara gli aveva consigliato di vestirsi di meno, ma l'inviato ha cercato di non esagerare. Salutati i naufraghi, viene loro mostrato il filmato che ha seguito la nomination di Eva da parte di Francesco. Nel filmato, la Anger sostiene che Monte avesse messo i naufraghi contro Marco Ferri. Eva lo accusa, hai portato droga in trasmissione. Monte minaccia di querelarla e Francesco spiega, nel contratto c'era una clausola, chi introduce droga in trasmissione andava squalificato. Lui l'ha fatto. Nino prende la parola, non ci aspettavamo di essere blindati in casa. Francesco si difende, questo è un colpo basso, non me lo aspettavo. Dici un sacco di bugie. Pesa le parole, altrimenti ci vedremo in tribunale. La Anger prosegue a ruota libera ma Mara la rimprovera, perché lo dici adesso, Eva? La Marcuzzi tenta di salvare Monte, per me vale tutto ciò che è successo da quando siete sull'isola. La Anger sostiene di aver parlato della marijuana di Monte anche durante i confessionali resi in settimana. Confessionali mai andati in onda. In studio sono tutti dalla parte di Monte. Si sostiene la Anger abbia sbagliato a raccontare certi particolari in diretta.
Per me questa cosa non ha senso, conclude la Marcuzzi. Io ho trovato ingiusto sentire quell'odore tutto il giorno, prosegue Eva. De Martino è stufo, perché non vi siete lamentati quella settimana? Mi avete visto, potevate dirmelo. La seconda puntata comincia alle 21.40, sono 30 i minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Alle 21.39 comincia la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Come la scorsa settimana, il reality è in ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista che indica quale orario di inizio della prima serata alle 21.10. In questo caso, di 30 minuti. Che è un motivo preciso dietro la partenza ritardata dell'Isola, lo avevamo spiegato qua. Chi uscirà tra Eva Enger e Marco Ferri? In foto, credit, Frizza la Fata, IP andrà in onda alle 21.10 su Canale 5 la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino in collegamento dall'Honduras sono pronti a entrare nel vivo del gioco. Questa sera saranno numerosi gli argomenti di discussione e, se tutto dovesse andare secondo le previsioni, dovrebbero esserci altri due ingressi in gioco. Si tratterebbe dei fantasmi, due concorrenti la cui presenza sull'isola non sarà svelata agli altri e che pare dovranno sopravvivere rubando il cibo agli altri naufraghi. Si tratterebbe di Elena Morali e un comico la cui identità, per il momento, è rimasta top secret. Sarà concesso spazio anche al bacio tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto che, proprio in questi giorni, si sono avvicinati per la prima volta. Il ritiro di Chiara Nasti. A distanza di una settimana dall'inizio del gioco, c'è già stato un ritiro. Chiara Nasti ha deciso di abbandonare l'isola a causa della fortissima nostalgia nei confronti del fidanzato Ugo. Dopo aver tentato di resistere, la celebre influencer ha scelto di tornare in Italia rinunciando alla sua prima grande occasione televisiva. Mi dispiace perché con il tempo se ne pentirà, ha commentato Lucas Casella che aveva preso Chiara sotto la sua ala, trattandola al pari di una figlia. La produzione del reality ha perfino concesso alla giovane di telefonare al fidanzato rimasto in Italia e sebbene lui l'avesse spinta a restare, Chiara ha preferito abbandonare il gioco.